Quest'anno alla direzione artistica del festival e peraltro ringrazio l'ex presidente che ha, insomma, ci ha guidato, Stefano, e Giovanni, nuovo presidente, che ci ha lasciato lavorare, diciamo, in maniera abbastanza libera. Siamo entrati come diciamo, questa formula che poi caratterizza anche il postmodernismo. Tre in teste. E la cosa funziona al posto, dunque penso che può funzionare anche in questo festival. Devo dire che ricevere questo incarico dalle mani di Mario Balsamo, direttore artistico precedente, che ha fatto un lavoro straordinario, ha portato veramente tantissime cose interessanti in questo festival, soprattutto selezionare dei film, scegliere dei film per un festival che è uno che ha i premi più alti, tra i festival che hanno i premi più importanti in Italia. L'opera del Terzo Award, il primo premio 9.000 euro, dunque, insomma, è un riconoscimento molto molto grande, dunque la responsabilità della scelta dei film deve essere altrettanto grande, non si può giocare. Tra l'altro siamo riusciti a realizzare, grazie anche a Giovanni che ci ha lavorato, diciamo, in prima fila, una giuria molto molto ricca e interessante, perché verrà Pietro Grazzini, che è presidente di giuria e uno dei, oltre ad essere un critico, uno dei distributori più bravi e capaci e intelligenti che c'è in Italia, distribuisce i film Teodora, che sono quelli per quando andate al cinema che li riconoscete con una scritta bianca su sfondo nero. Questo film è stato distribuito da un distributore indipendente. Con questa frase riassume un po' tutto quello che è il suo lavoro per il cinema. Accettato ben volentieri, siamo contenti. Poi ci sarà Vimma Lavata, una regista che tutti conoscete, insomma, per lui è nota che ha fatto un film qualche anno fa con Filippo Tini sull'occupazione della Fiat del 1980. Documentarista, regista di ficzione, ma comunque impegnata sempre per la sociale. Ci sarà Giovanni Cioni, che insomma è il nome a cui il festival è legato, anche lui è un grandissimo documentarista che poi con il suo lavoro svolto nelle carceri, nelle carceri di Capanne, insomma, apriremo il festival. Sarà l'inizio di questo festival il 23 settembre, infatti noi apriremo con la cerimonia di inaugurazione, ma subito con il laboratorio Le Nuvole, che è il laboratorio che è stato coprodotto, realizzato insieme al FERS, insieme alla Fondazione, in parte un pochino anche insieme al postmodernismo all'interno del carcere di Capanne. Giovanni Cioni presenterà questo progetto, che ha l'ambizione di diventare un lungometraggio, comunque è un progetto molto molto interessante. Nazionale, adesso lo pronuncio come riesco, è olandese, comunque è difficile, dovrebbe essere Wout Koninci. Comunque un importante produttore olandese di cinema documentario, nella scorsa edizione mi sembra che abbia vinto due premi con due film prodotti da lui al Perno, se non erro. Sì, sì. Va bene, grazie. E poi Maurizio Di Rietro, che è un altro critico e programmatore di festival molto importante in Italia. Questa è la giuria di grande livello per una selezione che speriamo non sia altrettanto. Quello che è accaduto in questa selezione è che noi chiaramente non è che le selezioni si decidono a tavolino, ma arrivano i film e quando vai a vedere i film in qualche modo ti si manifesta davanti a quello che dovrà essere il festival. Sicuramente saranno cose che piaceranno a qualcuno, a qualcun altro lo scontenteranno come in tutti i festival, però l'idea sulla quale noi abbiamo ragionato, sulla quale ci siamo trovati a comporre questo programma, è il tema del conflitto, della conflittualità, un tema al quale non ci si può sottrarre in questo momento storico, poi per le ragioni di cronaca e di quello che sta accadendo, insomma, a livello internazionale dal punto di vista della guerra, ma in generale il conflitto che si riproduce, poi se guardate la selezione dei film, in ogni aspetto della vita. Ci sono film che parlano di temi di genere e dunque anche della conflittualità nella vita dell'esistenza di un transgender, o comunque, insomma, conflitti in generale. Questa cosa ci ha confortato molto, perché al Festival di Venezia, confrontandoci con uno dei selezionatori del festival, Mauro Gervasini, ci siamo resi conto che anche il festival era stato composto, uno dei festival più importanti al mondo, sul tema del conflitto. Dunque in qualche modo ci dice questa cosa, che anche il Perso si sta muovendo in maniera buona, giusta, rispetto a quello che accade nel panorama internazionale. Un appuntamento che mi preme segnalare è quello che ci sarà, adesso il giorno non me lo ricordo precisamente, ma martedì 26 allo Zenith, dove la sera alle 9:30 presenteremo un documentario di Giovanni, per l'appunto, del nostro presidente CIMAP, che è uno degli aspetti costanti che il Perso ha avuto fino adesso, ossia la retrospettiva dedicata al tema
della follia, del cinema della follia, che è uno dei temi poi anche che la Fondazione porta avanti nel suo lavoro, e quest'anno l'omaggio è dovuto al neopresidente, sembrava giusto, visto che ha lavorato su questo tema, e dunque quella sarà una bella serata alla quale vi invito. Io sulla selezione di calcio lascio la parola a Ivan e Andrea su altre due piccole questioni. Niente, io volevo solamente dire che quest'anno avremo dei media partner di alto livello, perché sarà la redazione di TV che, e di Sentieri Selvaggi, che copriranno il festival per intero, ma soprattutto abbiamo lasciato alla redazione di TV, che è probabilmente la rivista di cinema più letta in Italia, di assegnare il premio al Best Short Award, quindi ai cortometraggi. Anche qui è una cosa molto importante, perché di solito i cortometraggi vengono relegati in sezioni nei sottoscale dei festival, invece quest'anno abbiamo voluto dare un po' più di, diciamo, di visibilità anche a livello mediatico. E poi niente, un'altra cosa importante di cui parla Andrea sono gli approfondimenti che faremo sul sito Perso Off, che sono tre appuntamenti. Sì, prego. Allora, l'idea del Perso Off nasce appunto per approfondire in incontri pubblici alcune tematiche. Due sono già state annunciate, sono, diciamo, tematiche più tecniche della costruzione di un prodotto televisivo, che è l'incontro con Mirko Mencacci riguardo il sound design e il cinema, e l'incontro sul found footage, sul cinema, diciamo, di archivio, con Marco Bertozzi, Fulvio Baglini e Stefano Testa. Il terzo incontro, che forse è quello che in questa fase ci preme di più mettere in luce, è l'incontro del 29 di settembre, che faremo al postmodernissimo alle 10 della mattina, un incontro pubblico sulla legge cinema e audiovisivo e i regolamenti attuativi. Come voi tutti sapete, è stata elaborata una legge cinema importante anche a livello di gettito economico per quanto riguarda sia la produzione, quindi i giovani autori, sia le sale cinematografiche. Quello che mancava erano i decreti attuativi che sono stati formulati, per cui l'incontro ruoterà appunto intorno all'analisi e alla discussione su questa legge cinema. Ci saranno rappresentati dei soggetti molto importanti a livello anche nazionale, come l'ANEC, l'AFIC, l'Associazione Cento Autori, l'Associazione Documentaristi dell'Umbria e la Rete dei Festival di Cinema Umbria. Quindi un appuntamento da non perdere, che penso possa interessare anche, diciamo, il pubblico in generale. Tra i relatori, ovviamente, Nicola Borrelli del Ministero delle Attività e dei Beni Culturali, Stefano Rulli qui presente e Chiara Fortuna del Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo. Quindi diciamo un incontro secondo me molto molto interessante, sia per gli addetti ai lavori, sia per chi magari segue il cinema dalla parte opposta della barricata come spettatore, come